Alberto Orbasino, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno e anzitutto complimenti per Ma il grazie, premio. grazie, buongiorno anche agli ascoltatori gentili, Botta grazie. di latte sgrinzane. Che cosa significa? È una domanda molto scontata, lo so, ma è molto importante capire anche l'umore, e che cosa e quali registri muove la consegna di un premio per Alberto Arbasino. Fa molto piacere innanzitutto per il riconoscimento. Poi la Quercia è un nome molto importante perché dà una sensazione di antichità e di solidità. E io non lo so se sono antico e se sono solido, perché di solito sono considerato abbastanza allegro stilisticamente, ma comunque mi fa molto piacere. Alberto Albasino con il libro L'ingegnere in blu, e dove questo titolo racchiude, sintetizza la figura di un uomo mai abbastanza letto, mai abbastanza conosciuto, Carlo Emilio Gadda, perennemente nel suo abito blu. Lei ha condensato in questo titolo il carattere stesso di una persona, di uno scrittore. Ma infatti è vero, perché l'ingegnere era il titolo che gli spettava, perché mai si sarebbe chiamato Gadda dottore o giudice o avvocato. Così. Lui era ingegnere e ci teneva abbastanza. E poi era in blu perché lo si è sempre visto in blu con il suo fazzolettino bianco ben piegato nel taschino e l'abbiamo sempre visto soltanto in blu, in completo blu. Non so quanti vestiti blu avesse, ma l'abbiamo sempre visto in blu. Lei ha raccontato Carlo Emilio Gadda, di questo scrittore che, mi permetto di dire, Alberto Albasino, a volte viene citato anche a sproposito, nel senso che ci sono dei luoghi comuni di citazioni e forse anche Carlo Emilio Gadda rientra, ma le persone che a volte citano Gadda non sono ancora entrate nella struttura, nell'humus narrativo di questo scrittore che è fondamentale per la cultura italiana. Ma è fondamentale anche perché, siccome è stato il massimo scrittore italiano del Novecento, e quindi è fondamentale soprattutto per quello, poi soprattutto per la mescolanza di ogni suo giro di frase, dove ci sono livelli alti, bassi, termini antichi e moderni, dialettali, tecnici e tutto quanto nello stesso, in un medesimo giro di frase. E quindi era per noi era importantissimo rispetto a una prosa più scorrevole a cui eravamo abbastanza abituati e che era quella che si chiamava l'italiano da aeroporto. E lei, in qualità di nipotino, tra virgolette, di Carlo Emilio Gadda, ha scritto questo libro, ma lei, Carlo Emilio Gadda, l'ha conosciuto veramente. Solo conosciuto ma frequentato per tanti anni perché siccome con noi più giovani, diciamo, perché c'era anche Angelo Guglielmi, Missieroli, Balestrini e altri, San Cavalieri ovviamente e altri amici più giovani, allora con noi non aveva nessun tipo di problematiche editoriali da un capitolo a un editore piuttosto che a un altro, o problemi economici, o così. C'era soltanto l'aspetto, diciamo, allegro di conversazione senza secondi fini, se non dirsi delle piacevolezze. Ecco, questo era abbastanza importante, che non ci fossero dei problemi editoriali o economici, ma ci fosse soltanto un secondo fine, come dicevo prima, di raccontarsi delle piacevolezze simpatiche.
E la parola raccontare per Carlo Emilio Gadda ha un valore profondo, un valore proprio di coniugazione vera del verbo, a volte anche con delle giocosità lessicali tutte sue, e non possiamo non ricordarle, perché aveva dalla sua un potere di costruzione della parola e di dominio in questo contatto dell'essenza stessa della parola, che si poteva permettere sicuramente dei giochi lessicali tutti suoi. Infatti, si poteva permettere dei giochi lessicali suoi e soltanto suoi, perché si divertiva con le parole, perché si rallegrava con delle parole, trovava allegria nelle parole, nei giri di frase. Tanto vero che basta trovare una frase di Gadda o non di Gadda, e per cui si capisce subito l'autentico dall'inautentico. Alberto Albasino, per gli ascoltatori che volessero entrare nella struttura narrativa di Carlo Emilio Gadda, quale libro lei consiglierebbe? Ma innanzitutto i capolavori, perché il pasticciaccio e la cognizione del dolore sono i capolavori, però anche la Dalgisa. La Dalgisa è un testo fondamentale per capire Gadda. L'Adagisa è sicuramente una scrittura che ci fa incontrare Gadda in una forma molto leggera, e direi anche, mi posso permettere da lettore distratto, il mio innamoramento di Carlo Emilio Gadda è stato con Le piccole vacanze, no? Attirato proprio da quell'aggettivo piccole. Come possono essere piccole le vacanze? E Carlo Emilio Gadda ci racconta in questi suoi racconti delle situazioni che possono apparire oggi esilaranti, possono apparire inutili, ma in ogni modo ricche di grande umanità. Ricche di umanità, insomma, però soprattutto era un'epoca in cui si usavano ancora le grandi vacanze, invece le piccole vacanze sono ridotte come erano le nostre possibilità economiche del dopoguerra. Erano piccole le vacanze, non erano grandes vacances come in Francia prima della guerra, cioè quando si usavano le grandes vacances. Buonanotte. E anche la classica villeggiatura è un ricordo d'antan. Alberto Albasino, alcuni mesi fa, leggendo un libro di Giorgio Manacorda, se ricordo bene il titolo è Villa A, Edizioni Voland, c'è qualche riga dove compare anche lei insieme con Carlo Emilio Gadda, e a Carlo Emilio Gadda lei leggeva, all'interno di questo romanzo, lei leggeva, Carlo Emilio Gadda stava male, era letto, e lei in questo romanzo leggeva i romanzi, era il lettore per eccellenza, di Carlo Emilio Gadda. Non me lo ricordo questo libro, e francamente non ce l'ho presente in questo momento, ahimè, non ce l'ho Ed è un presente. libro uscito, credo, nei primi mesi di quest'anno. Alberto Albasino, nel settimanale Tutto Libri del quotidiano La Stampa. Oggi c'è una bella conversazione che Certo, Bruno ottima, grazie. 40 ha fatto insieme con lei, ed è veramente molto bello leggere ancora di queste conversazioni, mi creda. Mi fa molto piacere, perché è stato un bellissimo incontro. Bella la foto, bello il titolo, bello tutto. Alberto Albasino, qual è il libro che lei si è portato dietro nel suo viaggio a Torino? Nessun libro, soltanto dei cataloghi d'arte pesanti che spero di poter comprare qui dei libri a Torino. Spero di poter comprare dei libri più o meno di modernariato, diciamo. E dal modernariato invece alla narrativa, qual è il libro che magari sul suo comodino attende di essere terminato? Ma a Torino non ho nessun libro sul comodino, No, ma a perché casa sua insomma, intendo. no, a casa mia ce ne sono tanti, ci sono delle pile enormi, cambiano tutti i giorni, cambiano tutti i giorni. È bello questo concetto del comodino, che ha questo cambio di libri tutti i giorni, perché la varia. Non è un comodino, è una grossa scrittura.
Ancora più la scrivania con questi libri che cambiano ogni volta e che danno il senso della pluralità, della lettura, della voracità, degli interessi di Alberto Arbasino. Noi la ringraziamo del tempo dedicato alla nostra trasmissione Il posto delle parole. Oggi pomeriggio la consegna del premio Bottari Latte Sgrinzane per la sezione Le Querce, la sezione più importante. Grazie ancora del tempo, Alberto Arbasino. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Buongiorno.